Buonasera, il governo di Baghdad continua a ignorare le risoluzioni dell'ONU e ordina raid aerei nel sud del paese contro gli sciiti. Oggi la stampa irachena ha definito il presidente americano un maniaco della guerra. In risposta alla notizia pubblicata ieri dal New York Times, secondo cui il Pentagono avrebbe intenzione di provocare uno scontro con l'Iraq. George Bush, dal canto suo, in viaggio verso la convention repubblicana di Houston, questa sera ha ribadito che non intende mischiare la politica interna con la sicurezza del paese, ma ha riaffermato il diritto degli Stati Uniti di fare ricorso alla forza, se necessario. Il presidente ha infine smentito di avere progettato una nuova operazione bellica contro l'Iraq. 4 giorni dunque per rilanciare le speranze di vittoria dei repubblicani. La convention di Houston si è aperta in un'atmosfera tesa, dominata dalla minaccia di un nuovo scontro con l'Iraq, che però potrebbe far risalire le quotazioni presidenziali di George Bush. La carta economica scelta dal presidente è quella più amata dal suo elettorato di destra, vale a dire la promessa di nuovi tagli fiscali. Bush potrà farcela solo se sarà in grado di dimostrare agli americani che è un uomo con tanta voglia di vincere e molte idee nuove. Il suo partito è chiamato a confermargli la nomination per un secondo mandato presidenziale in vista delle elezioni del 3 novembre. Questa sera parlerà Ronald Reagan. Toccherà all'ex presidente ridare forza ad un Bush che gli ultimi sondaggi danno in netta difficoltà rispetto all'emergente Clinton. In Bosnia infuriano i combattimenti. A Sarajevo questa mattina gli irregolari serbi che circondano la città hanno lanciato numerose granate, causando 8 morti e 20 feriti. Poco più tardi sono ripresi anche i bombardamenti pesanti, che hanno provocato il violento incendio di un albergo di 6 piani adibito al centro di raccolta dei profughi. Domani dovrebbero lasciare la città altre 900 persone, tra donne e bambini. Intanto nel pomeriggio è partito da Zagabria un secondo convoglio per l'assistenza umanitaria dell'ONU, dopo quello che ha raggiunto Gorazde. I nuovi aiuti, 88 tonnellate di generi alimentari e medicinali, sarebbero diretti a Banja Luka, altra città martoriata della Bosnia. Il ministro degli esteri italiano, Emilio Colombo, presidente di turno dell'UEO, cioè l'Unione Europea Occidentale, compirà domani una missione a Parigi e Stoccarda, dove incontrerà i colleghi Dumas e Klinkel. Scopo della missione, varare nuove iniziative per arginare gli sviluppi drammatici della guerra in Bosnia e offrire risposte concrete alla carestia che affligge il popolo somalo. A un anno dal tentato golpe di Mosca, Mikhail Gorbaciov torna a proporre una nuova confederazione tra le repubbliche dell'ex Unione Sovietica e critica duramente la politica economica di Yeltsin. In una conferenza stampa tenuta a Mosca, l'ex presidente sovietico ha annunciato che formalizzerà le sue proposte in occasione del prossimo summit della Comunità di Stati Indipendenti, riunione prevista in Kyrgyzstan il 20 settembre prossimo. Passiamo alla politica interna. In occasione del centenario del PSI, il segretario socialista Bettino Craxi rilancia in un articolo sull'Avanti il dialogo a sinistra e propone al PDS un programma comune per superare le antiche divisioni. Vediamo il servizio di Stefano Bellini. Per Bettino Craxi, la riflessione sul centenario socialista è un'occasione storica per la sinistra. Sia noi, sia i compagni che provengono dall'esperienza comunista, afferma, dovremo saper cogliere questa occasione con una volontà nuova, con un programma e una prospettiva comune. Craxi, ripercorrendo i 100 anni di storia del PSI, ricorda i successi e le tante scissioni che hanno indebolito la forza del movimento socialista, diviso tra riformisti e rivoluzionari. Vanno corretti, spiega, gli errori compiuti anche in tempi recenti, in modo da superare le antiche divisioni. Ma c'è ancora uno spirito conservatore duro a morire, osserva Craxi, di chi talvolta cammina confusamente in avanti, ma con la testa rivolta all'indietro. E riferimento al PDS di Occhetto è chiaro. L'obiettivo dell'unità socialista, lanciato dal PSI, nota Craxi, c'era parso il medesimo di quanti indicavano la via dell'unità riformista. Non so, dice, se si tratta di orizzonti realistici o astratti. Oggi la realtà è tanto diversa, composta da soggetti tanto diversamente ispirati. Ma le divisioni, conclude il leader socialista, si possono superare. Sull'ex capo della P2, Licio Gelli, la magistratura aretina ha avviato un'inchiesta già nel marzo scorso, ma come ricorderete a Ferragosto il ministro dell'interno Mancino ha sollecitato nuove indagini per far luce sui movimenti di denaro operati da Licio Gelli. Vediamo l'intervista che Marcello Paris ha realizzato con il giudice Amato.
Dottor Amato, abbiamo appurato che ci sono delle indagini in corso. Dopo le dichiarazioni del Ministro sarete costretti ad emettere un avviso di garanzia? L'avviso di garanzia, secondo il nuovo codice, va inviato alla persona interessata alle indagini soltanto in presenza di atti ai quali il difensore abbia diritto di assistere. Per adesso ci sono delle indagini preliminari, noi continueremo a farle se si ravviserà la necessità di compiere un atto che richiede la presenza del difensore, sarà fatta certamente la comunicazione giudiziaria. Come giudica le dichiarazioni del Ministro? Le dichiarazioni del Ministro io le conosco per sentito dire. Qualcuno mi ha riferito dell'esortazione al magistrato Aretino di darsi da fare, di fare il suo dovere. Io posso raccomandare soltanto, avrei potuto raccomandare soltanto che queste esortazioni magari non ci fossero state, perché intanto il magistrato Aretino stava facendo il suo dovere e intanto io avrei ritenuto che fosse stato meglio a certe indagini di non dargli tanta pubblicità. Ci sono delle ipotesi degne di essere acclarate attraverso indagini preliminari e su alcune ipotesi questi uffici stanno lavorando. Di più, mi permettano, glielo posso dire. In serata è giunta una secca risposta del ministro Mancino alle dichiarazioni del giudice Amato relative all'inchiesta che riguarda l'ex capo della P2. Nessuno, secondo il ministro dell'Interno, neppure il giudice Amato, può pretendere terreni di caccia riservata quando la questione tocca interessi generali che vanno oltre la persona di Gelli. Annunciata per domani alla prefettura di Nuoro una conferenza regionale dell'autorità di pubblica sicurezza. La riunione è stata convocata per un esame congiunto dei diversi episodi di violenza che si sono verificati negli ultimi giorni nei confronti dei giovani militari protagonisti dell'operazione Forza Paris. All'incontro di domani prenderanno parte, oltre ai prefetti e ai questori, i comandanti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e le più alte autorità militari della Sardegna. Sarà deciso un coordinamento delle misure di sicurezza con particolare riguardo alla prevenzione. Prima il ritrovamento di un fantoccio vestito da soldato con scritte antimilitariste, poi ancora scritte ostili e minacciose sui muri del paese, le dimissioni del sindaco e di tutto il consiglio comunale e infine l'attentato contro i sei fanti della brigata Torino. Nel campo militare è scattato l'allarme e a Lula c'è tensione. C'è sdegno fra la popolazione che aveva accolto l'esercito con grande disponibilità. Chi può avere interesse a cacciar via militari? Ma penso non tutti. La maggioranza sono contenti, cioè ci saranno quei 10 o 15, io non so, qualcheduno che non ha interesse di poterle vedere qua e quindi per colpa di uno ne piange tutto il paese. Anzi, per me mi sembra che stiano portando benessere perché ogni giorno fanno delle spese grandissime e tutti sono contenti, sia macellai, quelli che hanno i negozi e tutti sono contenti che siano venuti. Ma secondo me è solo da una minima parte della cittadinanza di Lula che c'è questa contestazione per i militari, perché il 99% diciamo, della gente gradisce la presenza dei militari. Io sono un macellaio di Lula e mi trovo benissimo e tutti gli operatori commerciali si trovano bene. Il Papa da oggi è in vacanza a Lorenzago in Cadore, dove resterà fino alla fine del mese. Giovanni Paolo II, ancora convalescente, non può affaticarsi, ma ha comunque in programma alcune brevi escursioni in quota. In molte regioni italiane si beve acqua resa potabile non tanto dai depuratori, quanto piuttosto dalle deroghe alla normativa comunitaria. Lo conferma un'indagine condotta da Edo Ronchi, vicepresidente del gruppo parlamentare Verde. Le deroghe concesse alle regioni consentono di elevare le soglie massime di pericolosi inquinanti, come i nitrati. Secondo la denuncia dei Verdi, le regioni a maggior rischio risultano Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Il fenomeno assume maggiore rilevanza in estate, quando le sostanze inquinanti sono più concentrate perché le riserve d'acqua si riducono rispetto alla stagione invernale. Più sicuro il controesodo d'agosto. Nei giorni in cui si prevede traffico intenso, a partire da sabato prossimo, i caselli autostradali saranno presidiati da postazioni mobili dei vigili del fuoco. Lo ha deciso il prefetto Elveno Pastorelli, direttore generale della Protezione Civile.
Si è uccisa quest'oggi in carcere Gordana Milosevic, la donna di origine serba che venerdì scorso a Trieste ha ferito a coltellate le due figlie di 13 e 14 anni. Dopo un lungo interrogatorio in questura, la donna era stata accompagnata in cella di isolamento. Qui, in un momento di assenza delle sorveglianti, la donna si è tolta la vita. Migliorano invece le condizioni delle due ragazzine ferite. La più giovane è ricoverata in un primo tempo con prognosi riservata e ora fuori pericolo. Siamo alla pagina della cultura. Oggi ci occupiamo della rassegna di ritratti fotografici di Elisabetta Catalano, mostra aperta al pubblico in questi giorni proprio a Roma. Parleremo anche del volume Ombre sull'Ofanto, ultimo romanzo di Raffaele Nigro. Vediamo i servizi. 100 ritratti in bianco e nero e una cinquantina a colori sono esposti alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, nelle sale abitualmente destinate alla pittura dei nostri tempi. La fotografia è un linguaggio, è un mezzo e può essere espressione artistica e in quanto tale viene presentata nei musei di arte contemporanea. Elisabetta Catalano si dedica all'arte della fotografia dalla fine degli anni 60, quando cominciò a collaborare con il mondo di Pannunzio. Conosciuta soprattutto per i ritratti, pubblica foto su periodici italiani e stranieri. Nell'87 è apparso un suo volume intitolato Tempo di ritratti. Un ritratto è una delle tante possibili verità di un soggetto, naturalmente quello che scelgo io. Facendo tesoro della tradizione pittorica dei secoli scorsi, la Catalano esplora e fissa su pellicola la personalità dei suoi soggetti preferiti, quasi sempre scrittori, musicisti, pittori, cantanti, registi, attori. Perché tanti intellettuali e artisti nelle sue fotografie? Ma io credo che molto venga da una consuetudine di rapporti, di amicizia, ma molto da una sorta di ammirazione, delle volte di venerazione che ho per loro. Ammirazione che la Catalano trasmette nel suo lavoro, a conferma che la fotografia non è semplice copia della realtà, ma interpretazione. Il suo obiettivo non è infatti un occhio che guarda con indifferenza, ma una spia che, senza forzature, rivela il quotidiano vivere dei suoi personaggi. Dopo il Basento e l'Olivento si chiude con l'Ofanto, la trilogia dei fiumi di Raffaele Nigro. Tre romanzi, tre fiumi del sud, tre epoche storiche. Il 400 dei baroni, l'800 dei briganti, i giorni nostri dei delinquenti. Ombre sull'Ofanto, l'ultimo romanzo di Raffaele Nigro, ha come gli altri l'epicentro fra Puglia e Basilicata, ma sconfina in Calabria e Campania per dare sponde di 'Ndrangheta e Camorra alla criminalità organizzata pugliese. Dalla civiltà contadina direttamente a quella criminale. Famiglia di onesti becchini con simpatie comuniste, laureando con una tesi su Orazio, sedotto da Veronica, detta l'attrice, il giovane protagonista, Arminio, percorre come un candido corruttibile l'apprendistato malavitoso fra estorsioni e delitti, fino al vicere, Tarantino, boss di droga e di ogni altra attività illecita, dalla prostituzione all'usura. Specchio delle bramosie consumistiche e della insoddisfazione da oggetti che accomuna tutti i protagonisti, a cominciare dallo stesso Arminio. Nel raccontare l'oggi, la scrittura di Nigro, epica ed assonante, si spezza in ritmi da rock e si intestardisce in un catalogo di cose, personaggi, canzoni, film della società opulenta. Termina qui questa edizione del TG2. Buonanotte e arrivederci domani. Io ho una lastra d'acciaio nella testa. Come posso dire che mi dispiace se non ricordo neanche ciò che ho fatto? Un uomo sa poche cose di sé. La sua mente non ricorda niente del suo passato.
Io vi farò il resoconto, o meglio il racconto, della brevissima ma intensa esistenza di un giovane soldato morto misteriosamente mentre partecipava a San Diego a una missione dei servizi segreti della Marina nel 73. Una giornalista casualmente si trova sulle tracce di un militare deceduto tanti anni prima. Non deve assolutamente parlare a Rachel Rue della nostra famiglia, si è intesa. Non minacciarmi, non farlo. Un ricco e potente personaggio è infastidito da chiunque voglia immischiarsi in vecchie vicende che devono essere dimenticate. Sospetti, intrighi, delitti, suspense per una identità sepolta. Martedì alle 20:30 su Rai 2.